Allora, oggi facciamo dei croccantini al cioccolato bianco con arancia, mandorle e riso soffiato. Ah, però! Sì, tutti questi prodotti insieme creeranno uno snack croccante e gradevole da presentare a tutti quanti. Croccantini al cioccolato bianco con arancia, mandorle e riso soffiato. 300 grammi di copertura bianco, 25 grammi di burro di cacao, 200 grammi di mandorle a filetti, 100 grammi di pistacchi interi, 100 grammi di cubetti di arancia, 25 grammi di riso soffiato e poi per il cremino morbido 500 grammi di cioccolato bianco, 200 grammi di pasta nocciola e 25 grammi di burro di cacao. In questo caso abbiamo tutti questi ingredienti che abbiamo elencato. Sì. Abbiamo già parlato altre volte, in altre occasioni, del riso soffiato e dei cereali. Hanno grandi pregi croccanti che ci possono dare piacere al morso, ma vanno protetti, quindi li dobbiamo tostare prima di utilizzarli e li tostiamo o in forno o li tostiamo in microonde. Come lo proteggiamo? Burro di cacao. Il burro di cacao ha moltissimi pregi, tra i quali appunto è quello di solidificare a temperatura ambiente. Sì. Quindi adesso l'abbiamo scaldato e fuso. Avvolgiamo bene il riso soffiato. Adesso devi versare mandorle a filetti qua direttamente sul riso. Così a manciate. Tutte? Sì, sì, tutte. Tutte? Sì, sì, è un croccantino, è abbondante questo. Perfetto, bravissimo. Una volta che abbiamo protetto questi due ingredienti, aggiungiamo i pistacchi, che ci daranno questi colori bellissimi, che riportano sempre quelli del cioccolato. Eccolo! Bravissima! Adesso versa tutto il liquido, aiutati con le capentole, che sta là, ok? Eccoci qua. Vedi, adesso abbiamo ricoperto, con questo poco cioccolato, abbiamo ricoperto tutta la frutta. Per questo si chiamano croccantini. Se avessimo più cioccolato, la parte croccante verrebbe meno. Allora, con l'aiuto di due cucchiai, ti faccio vedere quello che devi fare. Devi creare uno strato a metà, all'interno di questo stampo, guarda, poi lo appiattisci bene. Perché due cucchiai, non uno? Perché uno ti aiuta per versarne il quantitativo giusto. Deve essere regolare, deve riempire metà stampo, prego. Mentre Benedetta inizia a fare questo lavoro, io ti parlo, Benedetta, del cremino che andremo a versarci sopra, perché questo snack non è terminato così, ma andiamo appunto a creare un cremino. Gli ingredienti sono semplici, li hai nominati tu prima, li hai elencati, e abbiamo del cioccolato bianco, della pasta nocciola in purezza, quindi pura, e del burro di cacao. L'unico cioccolatino che può essere mangiato subito, perché a temperatura ambiente solidifica, ma rimane comunque cremoso. Cremino bianco, cioccolato bianco, il burro di cacao all'interno del cioccolato. Sì. Mescoliamo creando un'emulsione tra i due prodotti, tra i due ingredienti, e facciamo sì che il cioccolato assorba tutto il burro di cacao e inseriamo la nocciola nel croccantino. Abbiamo creato il cremino, abbiamo creato il croccantino grazie a Benedetta che l'ha preparato, e adesso andiamo a colmare il nostro stampo. Livelliamo il tutto, adesso mettiamo in frigo e lasciamo raprendere. Mentre Benedetta andrà a mettere in fresco questo tipo di prodotti, ne approfittiamo per far vedere una decorazione che in realtà potrà essere utilizzato anche per altre occasioni, per un dolce, per un gelato, per una torta, e quindi ci servirà a temperare del cioccolato. Temperiamo, raffreddiamo velocemente il cioccolato sul tavolo. Colliamo il cioccolato. Punta molto sottile, riusciamo a fare degli effetti molto carini come in questo caso. Adesso facciamo questo grigliato. Sì. Ti chiedo la gentilezza di portarlo un istante in frigorifero, sì, in modo da fargli prendere subito temperatura, deve essere ben fitto. Li smodelliamo, ormai su questo sei brava. Sì, come i cremini. Bravissimo, come ti ricordi abbiamo fatto un'altra volta i gelati. Dritto, ecco, così o così lo vuoi? Da questa parte. La parte croccante la teniamo verso l'alto, perché non dobbiamo perdere la bellezza dei pistacchi e della frutta candita che danno la parte colorata in questo caso. Allora, e adesso andiamo a decorare. Decoriamo così, sempre col cornetto che abbiamo fatto prima, in modo semplice. Quindi velocemente prepariamo i nostri petali di cioccolato ed eccoli qua. E voilà! Vedi? Ecco, basta staccare delicatamente. Eccone uno. Voilà, saltano fuori.
Beh, il tempo che solidifichi il cioccolato e lui rimane di sicuro. Ce l'abbiamo fatta, posso girarlo? E voilà! Perfetto.